Intanto, per rispondere se c'è ancora l'Europa dei diritti, dobbiamo chiederci se c'è ancora in assoluto l'Europa, e cioè l'Europa che avevano immaginato i nostri genitori subito dopo la guerra, e che si basava su alcuni principi fondamentali che erano stati enunciati e che poi non sono stati attuati. E cioè ci siamo fermati all'integrazione economica, all'integrazione delle merci, dei beni e dei servizi, e non siamo riusciti a integrarci a livello di esseri umani. Ora, l'idea che un computer piuttosto che una banana possa passare liberamente, oggi neanche quella passa più perché sono bloccate le frontiere, però l'essere umano no, questo è profondamente disumano. E quindi c'è qualche cosa che non va nei dirigenti europei di oggi rispetto ai dirigenti europei di allora. Che poi alcuni paesi in particolare abbiano abbiurato a una tradizione di ospitalità, parliamo dei paesi scandinavi, della stessa Germania, e che siano adesso minacciosamente elaborando delle nuove politiche, questo da un lato sì è una cosa gravissima, però è anche una reazione. Cioè, non è che possiamo immaginarci che la Svezia possa accogliere più abitanti di quelli che ha, ed è questo un po' il rischio. Quindi non bisogna scendere non dobbiamo correre il rischio di accusare semplicemente alcuni paesi che stanno cercando di elaborare nuove strategie, che comunque lo stanno facendo per ora a livello teorico. Le espulsioni di massa sono per ora minacce, speriamo che restino soltanto tali, ma bisogna chiederci veramente che cosa possiamo fare per costringere l'Europa, se ancora esistere, a battere il famoso colpo. E allora bisogna agire soprattutto sul governo europeo, sulla Commissione europea, che deve cessare di essere una riunione di condominio, ma deve diventare una proprietà comune. E deve soprattutto farlo con dei fatti, e poi soprattutto dobbiamo capire se questa estensione a 28, che era stata voluta a suo tempo da Prodi, che aveva un senso, abbia ancora senso. Perché quando noi andiamo, io sono stato in un piccolo paesino della Slovacchia dove avevano fatto un referendum, erano stati 2000 persone, se volevano o meno accogliere dei rifugiati, e la risposta è stata 99,1 no. E allora qualche cosa non funziona se siamo costretti a fare un accordo con un paese in questo momento oggettivamente fascista come la Turchia, anziché porci, aprire le frontiere e cercare di accogliere questa gente nel miglior modo possibile. Perché il punto è proprio questo: noi non possiamo fermarle queste persone. Ogni muro che si erge troverà la sua breccia, e quindi complicherà le cose. Quindi molto bene rassegnarsi in due modi: primo, aprendo le frontiere, e secondo, rassegnarci all'Europa che diventa un melting pot.